trilussa. Però, in un paese che non mi ricordo, c'era una volta un re che era riuscito a mettere tutto il popolo d'accordo e a unirlo in un medesimo partito, che era quello monarchico, per cui era lo stesso che voleva lui. Quando nasceva un suddito, il governo gli elevava una ghiandola speciale per aggiustargli il sentimento interno, secondo la coscienza nazionale, in modo che crescesse nell'idea come un cocchiere porta la livrea. Se cercava in anarchico, domani, ma che? Non ne trovavi più nessuno, né socialisti, né repubblicani, manco a pagarli 1.000 lire l'uno. Qualunque scampoletto d'opinione era venduto a prezzo d'occasione. Per questo in quel paese che vi ho detto vivevano così, che era un piacere, senza un tirate là, senza un dispetto, ammaestrati tutti di un parere. Chi la pensava differentemente passava per fenomeno vivente. E il popolo ogni sera si riuniva sotto la reggia per vedere il sovrano che apriva la finestra tra le viva e s'affacciava tra gli sbattimano come parlasse a una persona sola. Popolo, popolo, come stai? E tutto quanto il popolo di sotto gli rispondeva: bene, bene, assai, ci pare d'aver vinto un terno all'otto. E il re contento, dopo avergli detto qualche cosa, li mandava a letto. Eccete che una sera il re gli chiese: siete d'accordo tutti quanti? E allora da 100.000 bocche non si intese che un sì allungato che durò mezz'ora. Solamente un ometto scantonò e appena detto sì disse: però, vi immaginate quello che successe? Bisogna bastonarlo, urlò la folla. Le indecisioni non sono più permesse, se no ricominciamo a tirammolla. Lasciate che mi spieghi e poi vedremo, disse l'ometto, che non era scemo. Difatti, appena il re ci ha domandato se eravamo d'accordo, io gli ho risposto nel modo che avevamo combinato, ma un buon amico che ci avevo accosto, ma passe largo, proprio in quel momento mi ha acciaccato i calli a tradimento. Io dunque non ho fatto una protesta, quel però che mi è uscito in buona fede, più che un pensiero che ci avevo in testa, era un dolore che sentivo al piede. Però, dicevo, è inutile se poi ci pestiamo i calli tra di noi. Quando per ambizione o per guadagno uno non guarda più dove cammina e monta sui calli del compagno, va tutto a danno della disciplina. Fu allora che la folla, persuasa, gli disse: vabbè, vabbè, però statene a casa.